Allora, si può dire che finalmente si volta pagina, c'è un nuovo futuro per Carditello? Certo che si può dire, oggi è una giornata storica, siamo non solo felici per noi, per questa comunità, ma siamo oltremodo entusiasti del percorso fatto finora. Se solo volessimo pensare che nel 2008 tutto questo non era nemmeno lontanamente pensabile, che oggi si arriva alla sottoscrizione di un accordo di valorizzazione per Carditello, mi sembra davvero un traguardo, diciamo, molto auspicato, anelato, e che Carditello meritava oltretutto. Io credo che da questo momento si debba cominciare a pensare al futuro di questo territorio con Carditello. Noi siamo stati per tanti anni abbandonati anche dallo Stato, lo dico con forza. Oggi invece sento che lo Stato c'è, ne abbiamo qualche piccola dimostrazione, qualche piccolo passo avanti si è fatto, e credo che bisogna andare in questa direzione anche con la Regione Campania, che, se si può dire, cambia verso. Ma deve cambiare davvero verso, perché questa regione ha bisogno di essere compulsata, ha bisogno che si risvegli nel suo popolo un senso civico, un senso di passione, un senso di legalità. Qualche punto di questo protocollo d'intesa che può essere significativo anche ricordare? L'obiettivo è evidente, ora, si può anche immaginarlo, è quello di salvaguardare, tutelare, riqualificare questo patrimonio che nel corso degli anni è stato depredato, depauperato, trafugato, preso a schiaffi, a calci. Quello è l'obiettivo di questo protocollo, è quello di dire sinteticamente e semplicemente ai quattro sottoscrittori, il Ministero, la Regione Campania, la Prefettura di Caserta e il Comune di Sant'Ambrogio: mettetevi intorno a un tavolo, create questa fondazione, perché da questo momento non avete più alibi.